Quello che vedete alle mie spalle è un'installazione, ma è anche il lavoro di gruppo di tutta la classe terza D che ha avuto inizio l'anno scorso, dopo la visione alla mostra Artist Life a Vercelli. Quindi questa riflessione alla salute mostra un'installazione composta di vari lavori realizzati dai ragazzi. Lavori realizzati con la cartapesta, con la terracotta, con la pittura su vetro, su plexiglass e anche in gesso. È un lavoro che comunque è servito ai ragazzi per riflettere sull'importanza della salute in vari ambiti. Tutta la classe ha partecipato e adesso i ragazzi possono, se vogliono, fare le loro considerazioni. Margherita e Viola, volete descrivere il lavoro che avete realizzato e secondo voi dire anche se il risultato è quello che vi aspettavate, dire le vostre impressioni. Allora, noi abbiamo realizzato una mano di gesso e, che abbiamo lasciato, possiamo dire, asciugare un po' di giorni in modo da solidificarsi e successivamente Dove l'avete colata? In un? in un guanto di gomma. Quelli per lavare i piatti, Sì. per spiegarci. E poi l'abbiamo colorata con dei colori acrilici e abbiamo realizzato vari disegni. È stato un lavoro molto divertente e istruttivo dal mio punto di vista. E prima però di colorarla l'abbiamo anche ripassata con della colla in modo da far prendere bene il colore. Allora, Michele e Leonardo, vorrei sapere da voi qual è stata la parte dell'installazione che avete realizzato che vi ha dato più soddisfazione e che vi ha dato anche più divertimento nell'esecuzione. Sinceramente a me, avendo fatto non molto come Michele, la cosa che mi è piaciuta di più è stata appunto realizzare il video, per cui ci sono stati molti imprevisti, ma siamo riusciti a risolvere anche grazie all'aiuto di Michele, che poi ovviamente ha realizzato dal punto di vista materiale molti più oggetti rispetto a me. Io invece ne ho realizzato soltanto sempre insieme a lui la mela. Sì, a me ha dato molta soddisfazione la realizzazione di proprio questa mela insieme a Leonardo, che abbiamo realizzato con terracotta, che abbiamo diciamo formato, poi abbiamo tagliato metà e tolto l'interno in modo che non diciamo, si rompesse durante la cottura. E poi le abbiamo riunite e incollate con della terracotta sciolta. E infine abbiamo realizzato il picciolo, ma secondo me la parte più difficile è stata colorarla e farla sembrare effettivamente una mela. E sono molto soddisfatto del lavoro finale che mi piace molto. Volevo aggiungere soltanto che mi piace molto il significato di questa installazione, proprio questo qua in particolare, perché parla del fatto che molte volte gli alimenti che ci sembrano più belli dal punto di vista comunque dall'esterno, magari sono resi così da conservanti e diciamo sostanze che non li rendono sani e buoni come sembrano. Perché abbiamo realizzato questo albero composto da varie parti in terracotta? Perché appunto posso respirare, vuol dire che ognuno ha il diritto di respirare appunto aria pulita, anche se nella città ci possono essere per esempio anche gas nocivi o cose del genere. L'abbiamo fatto tutti assieme, quindi anche un bel lavoro per la classe che ci ha fatto sentire parte di un insieme. Infatti realizzare ognuno una parte, anche per fare le lettere, comunque ci voleva molta organizzazione. E secondo me la parte più difficile per realizzare questo è stato appunto incollarle, perché ci voleva molta colla e molta manualità per incollarle, perché sennò sarebbero cadute. Io e Viola e Greta abbiamo realizzato inoltre una rosa che è simbolo di bellezza ed eleganza e appunto questa rosa è stata realizzata in terracotta e poi con molta precisione appunto per farla sembrare il più verosimile possibile e poi abbiamo colorato. Smaltato alcune parti del colore acrilico giallo. E, secondo il mio parere, ma credo anche per loro, è stata un'esperienza molto bella, soprattutto perché abbiamo imparato a utilizzare la creta formando nuove figure e nuovi oggetti. E questa rosa, secondo me, è molto bella e è molto simile a quella reale. Lavorare questa creta appunto è stata un'esperienza nuova per tutti quanti, ma credo
a parere mio, ma anche a parere di tutti, il risultato è stato un ottimo risultato e, che dire, è stato un bel lavoro e anche un'esperienza molto divertente.